Ciao Giada, benvenuta su Red Interviews Hard. Iniziamo con la tua prima domanda. Quando è iniziata la tua carriera? La mia carriera è iniziata 12 anni fa e è iniziata quasi per caso in una discoteca e poi è evoluta e sono passata ai locali di lap dance, night. Sono un artista in continua trasformazione, quindi ho cercato sempre più cose, insomma. Perché hai deciso di fare questo tipo di lavoro? Per passione, in realtà, perché mi è sempre intrigata la vita notturna. Nella vita notturna, dopo i 18 anni, ho cominciato a fare viaggi all'estero, mi ha appassionato l'underground della Germania, dell'Inghilterra, ho conosciuto il mondo dell'Eros, da lì mi ha attratto e ho evoluto la mia carriera in questo, perché mi piace molto. Quale emozione hai provato la prima volta che sei salita sul palco? È un'emozione fortissima perché comunque io ho studiato teatro, ho studiato musica, ho studiato tante cose che ho voluto mettere poi nei miei spettacoli, per cui ho sempre, ancora oggi, tanta ansia da prestazione, l'emozione è sempre fortissima. Qual è la parte del tuo corpo che non ti piace? La pancia. Perché? Perché non è perfetta, non è, diciamo, il mio ideale di pancino femminile, non è femminile. Qual è la parte del corpo che ti piace? Gli occhi, la cosa che adoro più di me, gli occhi. Qual è la tua giornata tipo? Come passi le tue giornate? Le mie giornate sono molto impegnative perché al di là di questo lavoro notturno ho un lavoro di giorno, lavoro per un ente molto importante e poi dal pomeriggio in poi sto con mia figlia a tempo pieno, per cui la giornata è veramente molto intensa dalla mattina alla notte e alla mattina dopo. Come ti mantieni in forma? Ho una serie di attrezzature a casa, delle attrezzature da palestra e sì, faccio sport in casa perché non farei a tempo andare anche in palestra, però chiaramente l'alimentazione è molto curata, non bisogna mangiare tanto, mangio molto bene. La tua posizione preferita? Laterale, di lato. Quanto conta per te la dimensione del pene? Diciamo tanto, però è anche vero che comunque dipende dalla bravura del ragazzo, perché vuoi anche averlo e non saperlo usare, però molto se sei bravo. Come ti siedono le fiere dell'Eros in Italia? Diciamo che manca proprio il materiale umano, sia da parte del pubblico che da parte dell'offerta artistica, però mi piacciono, le frequento e le faccio proprio perché mi piace il rapporto con il pubblico, però a livello di qualità diciamo che non competono con l'estero. Hai mai lavorato all'estero in qualche fiera? Di solito io sono partita dall'estero, dalla Germania e soprattutto da Londra nel fetish, quindi sì, ho partecipato sempre a grandi eventi nel fetish che sono molto più pittoreschi tra l'altro del mondo del porno, dell'hard comunque. È una passione che ho sempre avuto e che ancora coltivo parallela e ne parlo sempre bene, ancora quando posso li frequento, lavoro con una giapponese ancora 3-4 volte l'anno, giriamo in Europa. Progetti per il tuo futuro? Attualmente sono sotto contratto con la Pinco, stiamo girando e nei prossimi mesi parteciperò in collaborazione con altri brand, per cui mi sto dando in pieno al mondo del porno. Hai un sito web? Sì, ce l'ho già da un po', è www.giadadavinci.com. Hai un Facebook, profilo? Facebook, il primo profilo è esaurito, è Giada Da Vinci, ma anche il secondo si chiama sempre Giada Da Vinci, per cui cercatemi. Io tendo molto a curare il rapporto con il pubblico perché è ciò che mi porta avanti e mi sostiene, quindi vi rispondo, scrivetemi. Come definisci il tuo lavoro? Sicuramente appassionante, intrigante e poco remunerativo, per cui lo devi fare per passione. Come ci si sente ad essere una sexy star? Cambia il rapporto con gli altri? Forse con il pubblico maschile, con il pubblico femminile non ho mai avuto grossi problemi. Il ragazzo si butta un po' troppo avanti, nel senso che dà molte cose per scontate nell'approccio. Sempre questo perché credo che, magari non lo so, ci sono tanti luoghi comuni stupidi da sfatare, però sì, mi trovo male con i ragazzi perché si buttano avanti in modo troppo facile, pensano che fai la sex star, allora regali tutto e non c'è pathos nella conoscenza. Cosa dicono parenti e amici?
Allora, gli amici mi sostengono molto, i parenti che ne ho pochissimi per ora non lo sanno perché sono rimasti veramente in pochi e alcuni sono stranieri, per cui per ora non mi appoggiano e non lo sanno. Vuoi lasciare un messaggio a tutti i tuoi fans? Sì, voglio dire che io ho sempre sostenuto che comunque sono qui grazie a loro, quindi sono qui grazie a voi. Vi ringrazio sempre del sostegno, soprattutto morale. Ho trovato vari amici veramente fidati tra i fans che mi sostengono, mi scrivono spesso, gli parlo anche della mia vita privata, mi piace molto e spero sempre di riuscire a mantenere questo rapporto. Allora vi saluto, ciao da Giada da Vinci.